Hey Cooch, ben ritorni dal vostro Andranik 21 My 11 Go Luce. Abbiamo appena finito l'allenamento contro la squadra Rivoluzionari, ovvero una squadra composta dai vari giocatori che abbiamo già affrontato nelle altre scuole, che hanno deciso di dare il loro supporto alla rivoluzione che noi, la Raimon 11, stiamo mettendo in atto. Quindi oramai siamo davvero alle battute finali. Mancano solo due partite. La prossima che andremo a fare oggi è contro l'Istituto Galattico e poi forse contro il Monte Olimpo, addirittura proprio contro la squadra che allena Axel Blaze. Vedremo poi se sarà proprio quella, anche perché loro hanno un avversario molto temibile di cui però non conosciamo il nome. Abbiamo appena finito l'allenamento, parliamo con Sky. Ottimo lavoro, lo spirito guerriero di JP non è niente male, eh? E anche tu sei migliorato un bel po', vero? Sì, può essere. Ma sento ancora di aver dentro qualcosa che lotta per uscire. Mi è già successo prima, ma ora non capisco cosa significa. È ora di tornare a casa, Arion. Non vieni anche tu? Certo. Un attimo, dov'è Victor? Oggi è andato via molto presto. Ha detto che aveva una questione di cui occuparsi. Non è un po' sospetto? Magari sta facendo il rapporto a Quinto Settore a nostra insaputa. Dopotutto era un imperiale. Nah, amico, non penso. Già, non farebbe mai una cosa del genere. Non è mica un aspirante imperiale come te. Oh, che commento simpatico. Senti chi parla di simpatia. Si girano insieme. Chissà se sarà di nuovo andato a trovare suo fratello. Idea, vado anch'io all'ospedale a trovare Sol. Devo ricordargli di guardare la nostra partita domani. Quando si sono girati insieme mi hanno fatto venire in mente una band giapponese, una band, o meglio, un gruppo di cantanti giapponesi. Però... Sol non c'è. Oh, ma... Ma come Vladimir? Arion! Oh, oggi sei venuto da solo? Però strano, Victor non c'è qui allora. Vladimir, Victor non è ancora arrivato? No, non l'ho visto. Cerchi qualcuno? Ho sentito che il ragazzo che stava in questa stanza se n'è andato. Davvero? Devono averlo trasferito in un altro ospedale. Oh, capisco. Forse... Perché? Perché non vuole farmi giocare la prossima partita? Wow, non avrei mai capito che questo sia Sol. Se non lo vedo, se metti puntini e non lo vedo di faccia, non si capisce. Lo sai già. Non sei abbastanza in forze per sopravvivere a una partita contro la Raimon. E ora si è ancora capito di più. Un attaccante di talento come te è cosa rara. Capita solo una volta ogni 10 anni. No. Perché Axel Blaze è uno dei migliori attaccanti. E quindi... Non sono, sono passati 10 anni, ma lui già aveva 4-5 anni quando era un bambino. Insomma, ci siamo capiti, dai. Non posso permettere che venga sprecato così. Ma allora, quando potrò giocare? Non so nemmeno se domani sarò ancora vivo. Wow. Il presente è l'unica cosa che ho. È molto fiducioso della sua salute. Beh, se sei assolutamente certo di voler rischiare la vita per questa partita. Lo sono. Cavolo, vuoi lottare contro... Contro la Raimon? Assicurati che nello stadio siano presenti i migliori medici del paese. Sei sicuro di volergli far giocare la partita? Potrebbe essere molto pericoloso. È vero. Ma se gli vieto di giocare, potrebbe perdere la volontà di lottare contro la sua malattia. Oh, Eric, porca miseria. Anche Eric. Eric è sopravvissuto, però. Eric è sopravvissuto, non so... Sol non sappiamo se sopravvivrà, però. Bentornato, Arion. Devi essere stanco. Forza, vieni a mangiare qualcosa. Allora, hai scoperto qualcosa su questo Dragon Link? No, non ancora. Glass e la sua squadra stanno cercando di entrare nel sistema, ma non è così semplice. Ma hanno i computer da gaming più potenti che ci siano, eh? Quella parte del gioco non ha senso, però... E per quanto riguarda Cinque Dea, sembra che tutte le informazioni relative alla sua storia personale siano state cancellate. Allora questo misterioso Dragon Link, in cui ci siamo imbattuti indagando su di lui, rimane un enigma. Ho un brutto presentimento. Alle indagini pensiamo noi.
Tu concentrati sul guidare la Raimon alla vittoria. Contiamo su di te, Sharp. Sei fondamentale per il successo della rivoluzione. Farò del mio meglio. E noi lo sappiamo che lui farà del suo meglio. Il giorno seguente, prima della semifinale. Ci siamo. Ciao, capitano. Arion, sei in anticipo. Anche tu. Cos'è? Anche tu. Ok, andiamo però. Stando qui non posso fare a meno di ripensare al tuo primo giorno di scuola. Quando ho combattuto per salvare la squadra pur non sapendo, pur non conoscendo nessuno. Da allora sono successe così tante cose. Abbiamo trovato la forza di difendere il calcio che vogliamo davvero giocare. E tutto grazie a te. Sono state le tue parole e il tuo modo di intendere questo sport ad aprirci gli occhi. Dici davvero? Ma io non... Su, non fare il modesto. Ora però dobbiamo battere l'Istituto Galattico e arrivare in finale. Ormai ci siamo quasi. Giusto? Sì, eccoci infatti, va all'ultima parte del capitolo. Wow, lo spirito guerriero di JP era davvero incredibile. A questo punto è impossibile non raggiungere la finale. Lo spirito guerriero Atlante è OP. È troppo forte. E non è giusto, secondo me. Bene, è arrivato il momento di partire per la semifinale. Ragazzi, finite di prepararvi e salite sull'autobus. JP, oggi potremmo doverti schierare in porta. Assicurati di essere pronto. D'accordo, farò del mio meglio. No, non ci vai in porta. A costo di beccarmi gol, tu non vai in porta. Chissà se l'allenatore Evans ci guarderà. Lo farà, me lo sento. È da qualche parte, a combattere per noi. E anche noi non dobbiamo mollare. Anche se siamo in posti diversi, ora abbiamo tutta la rivoluzione come obiettivo. Quindi continuiamo ad andare avanti. Sì! Vai alla partita, Victor. Che cosa vuoi? Non ho mai dimenticato il modo in cui sei fuggito. Nemmeno per un momento. Victor! Te ne vai sul serio? Chissà che doveva fare Jude. Sì, me ne vado. E molli tutto così? Dopo tutto quello che abbiamo passato? Niente affatto. Sto solo eseguendo gli ordini del grande imperatore. Mi è stato assegnato un compito alla Raimon Junior High. Ma non abbiamo ancora stabilito chi di noi due sia il più forte. Non vuoi saperlo? Ma sono io il più forte, ovvio, no? Cioè io Andrei Link proprio. Averti come rivale mi ha spronato a diventare ancora più forte di quel che ero. Ci siamo quasi. Stiamo per diventare i più grandi giocatori di calcio di sempre. Non è vero. Stiamo. Mi aspetto che tu vinca. Se perdi, non avrai speranze di arrivare al nostro livello. Che significa? Ti aspetto sull'isola. A presto, Victor. Boh, vabbè. Prendi il treno roulette per lo stadio. Oh, ci siamo allora. Questa è la semifinale. Sarà una partita difficile. E a quanto pare giocherà anche Sol Daystar. Sarà uno shock per gli altri scoprirlo. Beh, io l'ho detto che quello era Sol Daystar perché era ovvio che fosse lui. Pensi che oggi vedrà il mio famoso attaccante impareggiabile dell'Istituto Galattico in azione? Chi lo sa? Sembri molto calmo. Immagino che gli ex imperiali come te non abbiano paura di niente, eh? E io che pensavo? Ehi, ma mi ascolti quando parlo? Raggiungi lo stadio, va bene. Ah, questo è un po' un labirinto. Ai ai ai, vediamo un po'. Ah, quanto è fastidioso così però. Cristallo. Oddio, che fa il cristallo? Ah, uno di quegli oggetti che ti servono per reclutare i giocatori. Ok. Che afa opprimente. Devo sguardare i miei punti segreti. Va bene. Tiro fantasma. Il tiro fantasma. Certo che però il tiro... Ah, cavolo, l'avevo anche visto quello. Ora che ci penso, il tiro fantasma è molto cambiato da quando era...
su Inazuma Eleven, sulla prima trilogia. Non so se in meglio o in peggio. Questo ho trovato delle ossa insolitamente grandi. Un po' troppo grandi, secondo me. Oh mio Dio, ma come funziona sta mappa? Molto strana. Qui non c'è nulla. Ah, peccato. Qua si verrà sicuramente per qualcosa, è ovvio. Non possono lasciarlo così senza niente. Vediamo di qua. Ah, di qua sembra forse la strada giusta. Sì, è quella giusta, infatti. Mi segna, ci sta le frecce. Wow, gli esploratori che sono mezzi morti. Fin dove posso spingermi? Ah, non più di tanto, va bene. Ah, ecco, va. Cos'è questo? Cartello malandato. Ok, allora, aspetta. Vabbè, volevo provarci, ma... Questo è un altro? No, non guardare qui, non guardare qui. Bravo, guarda da un'altra parte. Ok, siamo appena usciti, ma... Ah, ecco, qui c'è la via. E qui c'è un altro giocatore che mi vuole importunare, ovviamente. Bene, questa era la strada da prendere, infatti se andavo dritto mi riportava sempre lì. Ho provato a sfidare... No, sfidare, a potenziare rovesciata micidiale, ma... Niente da fare. Ce ne vuole ancora un po' da usarla. Non è facile, bisogna usarla diverse volte quando è una tecnica così. Bello. E la la particolarità di questo campo quale sarebbe? Finalmente ci siamo, amici sportivi. La seconda semifinale del cammino imperiale che vede affrontarsi l'Istituto Galattico e la Raimon. E oggi il campo di gioco è coperto da una fine sabbia dorata. Siamo allo stadio deserto! Ora avete capito perché io urlo come un pazzo quando c'è da commentare quello che dice il telecronista? Perché anche lui urla come un matto, anche sembra il doppiatore. Che l'Istituto Galattico abbia già iniziato il riscaldamento. Però dovremmo farlo anche però noi. Ovviamente io gli do un effetto di eco, tipo come se stesse parlando veramente al microfono, al microfono che poi viene diffuso in tutto quanto lo stadio, e anche un effetto, insomma, che sembra appunto che la sua voce stia uscendo da un altoparlante, quindi insomma, la mia è un po' più elaborata come cosa, Non per fare quello che, insomma, però, insomma... Sol, balla! Eh? Sol? Cosa ci fa qui? Ok. Ciao Arion. La cosa che è più strana non è tanto il fatto che ci sia Sol Daystar a giocare, ma il fatto che sia capitano. In Giappone forse le presenze non contano, conta il più forte. Non capisco. Ma cosa? Come? Non fare qui la faccia sorpresa. Sei stato tu a dire che avresti voluto giocare con me, no? Sì. Sì, ma non sei malato? Beh, ecco. Che gli fa? Parla con Sol. Allora? Arion, non distrarti. Non sappiamo quali trucchi nasconde questo stadio, quindi dobbiamo tenere gli occhi aperti. Allora, lui è il cosiddetto attaccante del decennio. Non mi sembra un imperiale, ma... Oddio, questo mi pare che c'ha lo spirito guerriero. Nettuno, in effetti, con quei capelli. Noi dell'Istituto Galattico brilliamo anche tra l'elite del quinto settore. Guarda, mi avete già stancato. Non avevo idea che giocassi per l'Istituto Galattico. Non sapevo che giocassi in una squadra. Io pensavo fossi troppo malato per giocare. Allora sei tutto.
Amo il calcio da quando ero un bambino. Ogni volta che i dottori si distraevano, correvo fuori a fare due tiri. E le mie capacità continuavano a migliorare. La gente diceva che ero il più grande talento che avessero visto in questo decennio. Sapere che anch'io avevo un talento, che c'era qualcosa che sapevo fare meglio di tutti, era fantastico. Ma la mia malattia continuava ad aggravarsi. Alla fine i dottori mi evitarono di giocare. È stato allora che vi ho scoperti. Il vostro stile ha fatto rinascere la mia passione per il calcio. E non c'è stato modo di frenarla. Voglio affrontare la tua squadra sul campo e voglio vincere. Se ci riesco non mi importa delle conseguenze. Cosa? Giusto perché lo sappiate, ci hanno già spiegato tutti i segreti di questo stadio. So che non è corretto, ma... Beh, voi vi siete messi contro il quinto settore. Dovevate immaginare che ci avrebbe dato un vantaggio. Ovvio, in fondo c'è una cosa che non cambia mai. Quando c'è da barare, il quinto settore non si tira mai indietro. A prescindere dall'aiuto del quinto settore, io amo il calcio tanto quanto voi. Sol. Beh, direi che siete gli avversari ideali per mettere alla prova la mia abilità. Prepariamoci, d'accordo? Parla con Sharp per iniziare. Sì. Che poi c'è anche una cosa che voglio controllare tra i giocatori avversari. Sconfiggere l'Istituto Galattico non sarà facile. Ci vuole un livello di circa 37-39. Sono a 47. L'Istituto Galattico è senza dubbio la squadra più forte che avete incontrato finora. Ma io credo nella vittoria. Fategliela vedere. L'Istituto Galattico ha finalmente deciso di schierare Daystar. Se sconfiggono la Raimon sarà la fine per Hillman e la posizione di Zabel come imperatore diventerà inattaccabile. Zabel, sono stato io a conferirti il titolo di grande imperatore. Ti ho affidato il compito di regolamentare il calcio in mia vece. Non puoi perdere la tua posizione. Lo so. Quindi anche Austin Hobbs sta dalla loro parte. Chi si aggiudicherà un posto in finale? La Raimon, vice campione in carica, o l'Istituto Galattico con il suo fenomenale attaccante? Versi a caso. Che la semifinale del Cammino Imperiale abbia inizio! Bene. Sono un po' troppo forte per voi, eh? La prima cosa è portiere. Lui diventerà della mia squadra, assolutamente. Che attacchi c'ha? Che tecniche ha? Gran stella, oh bella. Forte, forte. Sorpresa solare, Man in Moon. Crateris Mercury. Sorpresa solare anche lui. Oberon o Uranus. Uranus, ok. Sorpresa solare. Terrangea. Sorpresa la sorpresa solare ha rotto un po' le scatoline. Nyx Pluton. Deimos Mars. Che nomi sono? Deimos? Come si legge? Meteora dirompente ce l'ho anch'io. Triton Nettuno. Meteora dirompente, toccate. Ma che palle, tutti quanti uguali sono! Nit Venus, che è maschio. Vabbè, sembra una femmina. Calis Jove. Un carismatico aromaterapista. E Sol Daystar con Meteora dirompente anche lui. Però è forte. Potrei reclutarlo. Ma lo userei molto più in là. Perché parte dal livello 1 parte. Quindi è un po' deboluccio all'inizio. Allora, vediamo come possiamo iniziare. Supera la linea tratteggiata con la palla. E questo è chiaro. E ragazzi, calma. Oh, state calmi. Non iniziamo subito con l'attaccare il giocatore, eh? Oh, inno di Atena. Voglio vederlo che non mi ricordo com'è. Prega. Appare un tempio dietro di sé e fa apparire un tempio, perché il verbo deve essere detto in modo corretto. È ora. Mi ricorda Pokétanks quando fece uscire la faccia. Bello, sorpresa solare, molto forte. Quindi è una tecnica offensiva. Ma cosa?
Daystar supera i difensori della Raimon con dei dribbling stupendi. Lei si siede nella sabbia e non ne influenzano minimamente l'agilità. È così veloce persino su questa sabbia. Ragazzi, fermatelo. Ok, un attimo. Ah, la sabbia si sposta. Ed eccola lì, la tanto temuta quanto inevitabile particolarità dello stadio deserto è entrata in gioco. Con le sabbie mobili che li rallentano, quelli della Raimon sono davvero nei guai. Non riesco a raggiungerlo con questa sabbia. Arion, viene verso di te. Ok. Pingete. Vabbè, è bravo. Ah, cosa combini, Sherwind? È ora di farvi assaggiare la potenza del mio spirito guerriero, Apollo, spirito del sole. Ah! Quanto è bello questo, però. È bellissimo. Bagliore solare. Oh, non ricordavo fosse così bello. E Farad Ardente, dove è rimasto questo? Ma dove sei rimasto? Ma per favore. Sam! È troppo forte. Chi potrebbe parare un tiro del genere? Indovina un po'. Non permetterò a nessuno di ostacolarmi. Cosa importa se non sto bene? Vincerò questa partita anche a costo di soffrire. Non mi interessa cosa potrebbe succedere dopo. Ora voglio splendere più del sole. Si chiama Daystar. Sol. E Sol. Quindi... più di questo non so cosa dirvi. E non... segui una serie di passaggi. Ah, va bene. Va bene, sì. Perfetto. Quando è così preferisco farli veloce veloce. Sol, non puoi continuare a stancarti così tanto. Altrimenti... Sherwind, cosa stai facendo? Impegnati! Ma io mi sto impegnando, o almeno così mi sembra. No, non è vero. Arion. Arion non sta giocando come sa. Penso sia preoccupato per quel ragazzo. Potrebbe essere. No, potrebbe. È sicuramente... Peccato cosa? No. Ok, già va meglio. Ah! Non ci sto capendo niente! Vabbè, sì, la sagra degli spiriti qua! E che cos'è? E vai con cari taglienti, bitch! Dai! Passa la palla. Ok, attenzione ora. Andiamo con il mio spirito. Lancelot entra in gioco. Però loro evocano tre spiriti come se niente fosse. Io per evocarne tre devo aspettare i secondi. E non è giusto. Para questo, Saturn. Angelo perduto. Presa d'acciaio. Wow. Cos'è quell'urlo? L'ha parato. È pericoloso! Cos'è la voce? Ai ai ai. Una nuova tecnica, signori! Stoccata del vento! Cosa? Non è possibile! Non ci credo! No, non è possibile! Come ha fatto? Non è possibile, non è... No! Mamma mia! Quei ragazzi sono troppo bravi. Sam, stai bene? Temo che dovrà guardare il secondo tempo dalla panchina. Per come è messo sarebbe inutile in porta. JP, mettiti i guanti. Te la senti, vero?
Sì, sono pronto. Fidatevi di me, ce la metterò tutta. Ottimo. Allora vai a prepararti. Difenderò la nostra porta, qualsiasi cosa succeda! Cosa mi prende oggi? Non mi sto trattenendo, ma non sto nemmeno giocando come al solito. E non possiamo permetterci di perdere. Arion, so che puoi giocare molto meglio. Eh? Ma non importa se ce la metti tutta o no. Ti batterò comunque. Io gioco ogni partita come se fosse l'ultima, perché... per me potrebbe benissimo essere così. È per questo che riesco a dare l'anima. È il mio modo di giocare. È il mio modo di vivere. Ma stai giocando per l'Istituto Galattico, per il quinto settore? Riesci davvero a impegnarti al massimo per loro? Alex Zabel ama davvero il calcio. Io credo in quello che sta facendo. Per me è sufficiente. Un attimo, cosa hai detto? Ad ogni modo, non sono qui per il quinto settore. Sono qui perché voglio battere un altro grande appassionato di calcio. Se lo dici tu. Penso di capire. Sol è così forte perché segue sempre il suo cuore. In tal caso devo fare lo stesso. Come appassionato di calcio, sarò io a batterti, Sol! È Shins che importa, sì, JP. Arriviamo a qua. Boh, ragazzi, non lo so. Guida Arion al cerchio palla al piede. Se devo farlo, lo faccio con lo spirito guerriero. Non voglio essere fermato. Dobbiamo vincere con il massimo dell'impegno, il massimo della forza, il massimo in tutto. Non mi interessa se consumo i punti. Lampo di Pegaso, devo arrivare lì a tutti i costi. Eccomi qua. E allora? Non esiterò più. Prendi questo! Ah! Ok, l'ha rievocato due volte. Pegaso alato. Sei davvero un degno avversario, Arion. E adesso liberiamoci insieme sopra il campo! Sol! Sto bene, ecco, si è staccato da terra. Arion, userai il bagliore solare per fermare il tuo tiro. È così in alto, ma se voglio batterlo devo salire ancora di più. Devo salire più di tutti, fino al cielo. Sostenetemi, ali di Pegaso. Ah! Lo fa. Sì, vai, super Pegaso alato. Bam! Prendi a pugni quella trottolina. Non posso dire parolacce. Cosa? Pegaso si è evoluto. Questo è il suo vero potenziale. Gli spiriti guerrieri di quei due si scontrano senza risparmiarsi, facendoli diventare sempre più forti. Wow, è incredibile, Arion. Eh sì. Oh, 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 oh. Ora sì che ci siamo. Levati! E ora? Dove vai? Dove ti presenti? E questo è il primo di almeno due gol, perché devo farne almeno due per vincere. Però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo evocato Super Pegaso alato con una nuova tecnica, Pugno di Pegaso. È stupendo. Non perderò. Non posso. Squadra, usiamo la nostra arma segreta. Sei sicuro? Sai cosa succederà se lo facciamo, vero? Lo so, ma non ho tempo per prendermela con comodo. Oh, Apollo, spirito del sole! Quindi... è già in grado di evocare di nuovo il suo spirito guerriero. Ma si era appena esaurito. C'è qualcosa che non va. Sembra che Apollo stia diventando sempre più potente. Ah, c'è un'aura che emana dagli altri giocatori e confluisce in Daystar, che stiano alimentando il suo spirito guerriero con la loro energia.
Così posso continuare a usare il mio spirito per quanto voglio. Ammirate la potenza della condivisione! Condivisione! È un'abilità incredibile! Ma la stanno usando solo perché si sentono minacciati da noi. Qui o la va o la spacca. Non c'è spazio per i vigliacchi. Sarà anche così. Ma di questo passo rischiamo di perdere. Cosa possiamo fare? Se riescono a unire le loro energie per evocare nuovamente i loro spiriti guerrieri, forse possiamo fare qualcosa di simile anche noi. Victor, capitano, al mio segnale evocate i vostri spiriti guerrieri. Dobbiamo provare a combinare i loro poteri. Ma di cosa stai parlando? Non so se funzionerà, ma vale la pena provare, no? Super Pegaso! Lancelot! Va bene. Maestro! È il momento, capitano, siamo pronti! Uniamo i nostri spiriti guerrieri in uno solo! Sì! Spiriti guerrieri, fusione! Spirito degli animali! Grifo! Oh, quanto è bello sto spirito. Questo secondo me è il più bel spirito guerriero di tutti. I loro tre spiriti guerrieri si sono fusi. Lo controlliamo con Arion, ok. Oh. Vai. Cosa? Hanno usato la nostra strategia per dare vita a una tecnica completamente nuova. È incredibile. Ah, forza l'attacco! E andiamo allora, eccolo! Flamberga! Oh yeah! Eccolo qua il 2-1. Quanto è bello! Ed è gol! Con un tiro imparabile dei loro spiriti guerrieri combinati! La Raimon ha segnato una rete incredibile! Calma. Calmati. Ce l'abbiamo fatta! Arion, sei fantastico! Non mi sono mai divertito tanto a giocare a calcio! Dentro Arion addirittura! Sì, però si può evocare solo quando abbiamo Maestro e Lancelot in campo. Ok, la sabbia scorre verso da destra a sinistra, va bene. Guida Riccardo a cerchio, palla al piede, ancora non è finita? Oh, ok. Però ragazzi, Flamberga 150 punti toglie. Madonna, quanto corre Arion! Che è diventato una saetta! Corre velocissimo! Ragazzi, non abbassate la guardia! Oh! 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 Ehi, va tutto bene? Sei caduto sbattendo la testa? Virtuoso! Oh no! Caspita! Sembra che Dirigo si sia scontrato violentemente con un avversario! Sarà in grado di rialzarsi? Questo non era normale. E sei praticamente atterrato sulla testa. Come ti senti? Sto bene. Ti sei sloccato la caviglia? Forse dovresti sederti un po' in panchina per un po'. Ai, oi. Chi è? Sto bene. Posso ancora giocare. E adesso forza, vinciamo questa partita. Quel suono non era normale? Che usino tacchetti modificati? Vai. Ancora stoccata del balista. Di balista, vabbè. Scoccata poi. Mi ero anche sbagliato a dirlo prima. Stoccata invece di scoccata. Vabbè, ci siamo capiti però, dai. Sì, mi aspettavo che lo parasse in fondo. Non pensavo certo di fare gol. E ora? In fondo, il pinguino imperatore è sì della Royal, ma la tecnica è di Raid Arc. Quindi è normale che il nipote abbia pinguino imperatore numero 7. Beh, a numero 7 perché è quella nuova di questo gioco. Se no avrebbe il numero 2 o il numero 3. Il numero 1 no, perché è proibita come tecnica e la possono imparare solo determinati giocatori.
Ah, lo spirito c'è lui. No, forse... forse non usano tacchetti modificati, ma... Aspetta. Evochiamo lo spirito Uber. Che para tutto, para. Speriamo che pari tutto. Dovrebbe pararlo. Non ho visto le statistiche lì, ma dovrebbe pararlo, in teoria. Cioè, è Uber sto spirito guerriero, quindi... Beh, infatti. Ed è finita, ragazzi. 2-1. 2-1, Kuj. 2-1. Ho vinto proprio tirato, però ho vinto. È stata una bella partita. Abbiamo perso. È andata. Abbiamo vinto. È stata combattuta. Molto combattuta. Consigli per attaccanti, nebulosa e maglietta, meglio, divisa galattico. I livelli... Soddisfatto. Sono soddisfatto. Combina i tuoi spiriti guerrieri per renderli ancora più forti. Tutti possono condividere i propri PT per evocare nuovamente uno spirito esaurito. Era ora che ci venisse in aiuto questa tecnica. Sol! Aspetta. Oh no! È stata una partita perfetta. Sono contento di aver giocato contro di voi qui, in semifinale. Adesso posso affrontare il mio destino senza rimpianti. O almeno, non dovrei avere rimpianti, ma... Io voglio giocare ancora. Arion, cosa posso fare? Non può essere tutto qui. Non può finire così. Sol! Riuscirai a giocare ancora? Sì. Io non ne sono così sicuro. Sì, ce la farai. I dottori dicono che puoi ancora guarire, no? Quindi per il momento pensa solo a quello. Non arrenderti. E vedrai che un giorno giocheremo di nuovo insieme. Non importa quanto tempo ci vorrà. Ti aspetterò finché non sarai guarito. D'accordo. Niente è impossibile se non mi arrendo. Giusto? Certo. Andrà tutto bene. Sì. Parla con la signorina Hills. Ancora non è finito allora. Però è stata un po' sbrigativa la scena di sti Arion e Sol che parlano. Siamo arrivati in finale! Però, va bene. Era anche ora. Puoi dirlo forte. E stavolta non è come gli anni scorsi. Ce l'abbiamo fatta con le nostre forze. Sì, questo è vero. Questa volta significa davvero qualcosa. Siamo vicini alla vittoria. Riusciremo a far tornare il vero calcio, giusto Ricky? Ricky! Capitano! Wow. Capitano, che ti è successo? Come una pera cotta. Come sta? Si è infortunato alla gamba e potrebbe anche avere una commozione cerebrale. Dobbiamo portarlo in ospedale. Sì, ma una commozione cerebrale, in base si è ripreso in fretta prima. Resisti, capitano. Cavolo. Dottore, ci dica. Pensa che Riccardo si rimetterà? No! Forza, capitano! Non mollare proprio adesso! Dottore, non c'è un modo per farlo recuperare più in fretta? Temo di no. Ci vorranno almeno 3 mesi perché la sua gamba guarisca. Di giocare a calcio non se ne parla. Ma deve esserci un modo! Capisco. Lui... si è impegnato così tanto per arrivare qui. Di certo,
Ci sarà qualcosa che lei può fare! Temo che alcune cose siano davvero impossibili. Qualche giorno dopo... Capitano! Grazie. Controlla come sta Riccardo. Male. Cioè, per 3 mesi. Praticamente... Tutta la fine del cammino imperiale e tempo pure dopo. Dov'è? Qua sopra? Si perde tutto, si perde. Nel frattempo... Vedo che ci sei finalmente riuscito. Ora resta da vedere quanto efficacemente guiderai Arion Sherwood. No, vuol dire che... Farò qualsiasi cosa si renda necessaria. Il tornado di fuoco? Molto bene. Ci vediamo in finale. Sì, vabbè, però si vede che è Alex Zabel, o comunque sia Axe Blaze, cioè... Sì, grande imperatore. Ah, però forse loro non ti vogliono far sapere in quale veste sta giocando. Se sta giocando come Axel Blaze o come Alex Zabel in quel momento. Perché adesso mi è chiaro, Axel. Ho capito cosa stai cercando di fare. Ecco Mark che ritorna dall'oltretomba. Oh, era ora. Finalmente, la finalissima del cammino imperiale. Il calcio ha sofferto abbastanza e ora possiamo salvarlo. Basta bugie e segreti. Vinceremo questa partita e il vero calcio trionferà. Scopri cosa succede in Il futuro del calcio. Oh, il prossimo è l'ultimo, allora. In genere il gioco finisce sempre quando fai la finale. Wow. Ci siamo, allora. È arrivato il momento, è giunto il momento di terminare questa avventura. Io spero di riuscire a fare il prossimo capitolo in sole 2 parti, perché ovviamente sarà... Non sempre l'ultimo capitolo è più lungo in Inazuma Eleven, però qualche volta è corto, qualche volta è lungo, qualche volta è normale. Bisogna vedere come sarà qui in Go. Non ho ben chiaro cosa voglia fare Alex Zabel o Axe Blaze con Victor. Anche se a dire il vero lo so perché l'ho già giocato, però devo fare tutto quanto questa scena per il video. Bene, cugino, come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video. In descrizione vi ricordo i link per Twitter e Instagram. E noi ci vediamo domani con l'inizio dell'ultimo capitolo di Inazuma Eleven Go. Bye bye.